Eh sì, un po' di fortuna non guasterebbe, specialmente in questo 2020, e non ditemi che non è così. Finalmente posso dire di far parte di un film. Cioè, sembra veramente un film, lo scenario in cui ci ritroviamo, e potrò raccontare ai miei nipoti di come sono sopravvissuto. Spero, boh, non lo so. Comunque, se siete in casa anche voi e volete passare un po' la giornata, eccoci di nuovo con un video dove vedremo tante persone che hanno avuto una fortuna sfacciata e giustamente l'hanno pubblicato sul magico mondo di internet o qualcuno l'ha fatto per loro, così per farci sentire peggio. E niente, se siete già passati dal canale Telegram di Sconti Ufficiale per risparmiare ogni giorno qualcosa e siete seduti o sdraiati o in quarantena oppure una mezza via, quindi sdraiati e quarantenati, allora cominciamo. Numero 20. Ho visto tanti autisti di pullman in giro con buone capacità alla guida, ma mai come questi due. Cioè, io sulla neve scivolo tranquillamente a piedi, quindi non so che razza di abilità ci vogliono per diventare un dominatore delle scivolate in autobus. Numero 19. Vedete queste rocce davanti all'uomo? A un primo sguardo potrebbero sembrare il residuo di un mostro alieno che si sta per trasformare in un boss finale, ma in realtà è quarzo, del valore di 4 milioni di dollari. In Arkansas un uomo ha trovato questo ben di Dio nelle miniere Ron Coleman a Jesseville. E niente, lo vedo già con la villona che festeggia e fa lavorare altri per tirare fuori altro quarzo. Più fortunato di così. Numero 18. Quando si fa per tanto tempo un lavoro si diventa dei veri maestri. Non ci credete? Guardate i riflessi di quest'uomo. Numero 17. Nel rally sembra gli ostacoli siano moltissimi, non soltanto persone che a volte passano senza chiedere il permesso, ma pure mucche che parlano e cazzeggiano tutto il tempo. Ehi, sul serio, eccovi la prova. Incredibilmente le ha schivate senza danneggiare niente di niente. Numero 16. Avete presente quando perdete le vostre chiavi o il portafoglio e in quei 5 minuti di terrore vi viene pure un piccolo infarto? Ecco, quest'uomo ha provato lo stesso in questa situazione. Wow, un millimetro più in là e l'avrebbe beccato. Ma niente, oggi è proprio il suo giorno fortunato, manco un graffio piccolo. Numero 15. Lavorare nel mondo dello sport non è semplice. Non soltanto se siete giocatori dovete stare attenti a non farvi seriamente male, ma anche i vari operatori, i commentatori, gli arbitri e pure gli analisti devono tenere tre occhi aperti tipo Tenzin. Perché in qualunque momento può arrivare il disco del destino a bussare. Come in questo caso, Pierre Maguire è un analista della NBC che un bel giorno ha schivato una botta da Oscar alla pelata per pura fortuna. Da allora sta pensando di portare un parrucchino. No, scherzo, non lo so, ma se fossi in lui lo farei, magari attutisce, chi lo sa. Anch'io quando sarò calvo avrò una folta finta chioma. Numero 14. Alla guida non importa cosa abbiate, un bolide da 7 triliardi di cavalli o un carretto da 5 pony e mezzo. Se fate stupidate arriverà sempre il momento di pagare. Io stesso una volta ho fatto un incidente perché guidavo senza usare la testa e avrei voluto avere la fortuna di questo tizio. Stava per fare il suo secondo sorpasso ma non aveva nemmeno controllato avanti. Fortunatamente la dea bendata ha detto che anche oggi poteva sopravvivere, ma chissà la prossima volta. Quindi mi raccomando, guidate con calma che tanto la destinazione non si sposta, a meno che non ci sia un bug nel sistema. Numero 13. Avete presente quando vi dicono che non potete entrare in qualunque buco come vi pare? Wow, davvero strano da dire, ma vi assicuro che è una frase che dicono spesso ai camionisti. Ma loro non hanno paura dei buchi stretti e... Wow, diventa ancora più strano questo punto. Dicevo, non hanno paura dei buchi stretti o bassi e come questo camionista riescono a sfidare la sorte. Non so che razza di mente abbia per essere riuscito a calcolare perfettamente che ci sarebbe stato in quei pochi attimi prima di entrare. Un vero genio. Oppure semplicemente botta di culo. Numero 12.
A volte mi chiedo perché alcuni esseri umani debbano fare cose che potrebbero mettere in pericolo migliaia di vite solo per sentirsi appagati, forse? Per esempio, negli ultimi giorni è cominciata la quarantena, è stato detto di rimanere a casa, ma alcuni approfittano delle strade libere per andare a correre e camminare come se niente fosse. Cioè, boh, tra loro e questi ragazzi non saprei chi sono i peggiori. Erano sopra le rotaie del treno a fare motocross per caso? Perché penso fosse proprio il terreno sbagliato. Fortunatamente si sono salvati appena in tempo, schivando all'ultimo il treno. Numero 11. Questa storia è alquanto incredibile davvero. Steve Flagg, un fattorino negli Stati Uniti, ma non so dove di preciso, ha scoperto di essere stato adottato. No, non chiedetemi perché glielo abbiano detto così tardi i genitori adottivi, perché nemmeno io ho la risposta. Comunque da lì ha cominciato un'ardua ricerca da film, andando all'orfanotrofio e cercando dati sui suoi genitori biologici. Dopo poco tempo, grazie specialmente a Facebook, è riuscito a trovare almeno la madre, ed era più vicina a lui di quanto pensasse. Hanno lavorato per ben 10 anni insieme nel luogo dove lavora lui, e tuttora lavorano insieme, e ciliegina sulla torta, sono anche buoni amici. Cioè, senza nemmeno accorgersene, aveva fatto amicizia con la madre. Cosa impossibile per me, l'ultimo discorso complesso che ho avuto con mia madre riguardava un barattolo di Nutella che avevo finito. Ma questa è un'altra storia. Numero 10. Quando ci sono gare di sci o eventi in cui si fanno semplici esibizioni, non bisogna mai e poi mai passare per la pista. È come una corsa di macchine, eppure alcuni non ascoltano tantissimo, come questa ragazza. Fortunatamente è stato il suo giorno fortunato ed è tornata senza ferite. Numero 9. Andare in skate non è uno scherzo assolutamente, bisogna proteggersi bene ovunque. Però nonostante tutte le protezioni, almeno in una piccola parte del corpo si sentirà un dolore atroce. E con la parte del corpo piccola intendo le parti basse. Alcuni non si salvano, altri invece evitano con una botta di culo disumana la castrazione naturale. Che dite? Forse il suo corpo ha reagito d'istinto guidando il ragazzo verso la salvezza perché non ne poteva più di prendere botte lì sotto? Numero 8. Ma con gli skate non abbiamo finito, mi sono dimenticato che alcuni vanno in strada pensando non ci sia nessuno, eppure contromano, come questo ragazzo. È vero che alcune strade per il 99% del tempo sono vuote, ma c'è sempre l'1% che potrebbe rovinare la giornata a molte persone. Fortunatamente anche in questo caso tutto è andato bene. Numero 7. Un altro sport con cui non bisogna fare i gradassi è sicuramente quello del domare i tori. Non so bene quale sia il nome ufficiale, quindi lo chiameremo montatori. No, aspetta, è un po' ambiguo. Ecco, torniamo al discorso. A volte le cose finiscono male, altre volte, per una fortuna fuori dal comune, succedono cose del genere. Cioè, ditemi voi quante possibilità c'erano da 1 a 7 miliardi. Numero 6. Forse non lo sapete, ma secondo le statistiche almeno un autista su 10 sta dietro a un camion che fa cadere le cose. Davvero, perché magari il carico non è stato messo come si deve o legato come si deve. Oppure a causa di un incidente. In questo caso, per esempio, da un camion è caduta un'accetta, che per fortuna ha solo distrutto il vetro, niente di più. Tra tutti gli oggetti è caduta solo l'accetta, che era di piccole dimensioni. Immaginate se volava il tosaerba. Eh sì, c'era pure un tosaerba lì dentro. Numero 5. Alcuni non si sa perché invece protestano contro questo nuovo decreto. Cioè, oltre a uscire e rischiare di far male ai parenti e agli amici più stretti, pure questo. Un 53enne ha scritto un cartello in cui chiede di non negare la libertà a nessuno e altri puffaggini senza senso. Per chi ancora fosse convinto di voler andare fuori, ecco cosa potrebbe succedere. In questo caso sono stati davvero molto fortunati, ma non penso tenteranno più di fare un aperitivo sul marciapiede. Numero 4. Ok, ora vi pongo una domanda. Secondo voi qual è una delle fortune più fortunose che potrebbero mai capitare a una persona? Vincere al Gratta e Vinci? Vincere una macchina da sogno o una vacanza? Assolutamente no. Ecco cosa sarebbe bello nella vita.
Sì, cavolo, un'intera macchinetta di dolci che fa cadere tutto il contenuto come se non ci fosse un domani. E anche oggi si mangia sano domani. Numero 3. Da quando gli smartphone hanno fatto il boom, molti di noi sono spesso e volentieri incollati a quegli schermi, mettendo storie su storie della propria vita, cercando di mostrarla agli altri più bella possibile. Ma questo è anche uno svantaggio, perché spesso per fotografare o filmare una cosa molti rischiano pure la vita, come in questo caso. La signora è stata fortunata ad avere un'altra persona pronta a rischiare la sua vita prendendole i fianchi in modo gentile e aggraziato, quindi attenti. Prima di utilizzare lo smartphone guardatevi sempre intorno. Numero 2. Al mondo la fortuna esiste anche per gli animali. Ok, nel titolo c'è scritto persone fortunate, ma ehi, non potevo non metterla. Mentre navigavo alla ricerca di gente più fortunata di me, ho trovato questo piccolo scoiattolino adorabile. Sì, adoro gli animali adorabili. Fortunatamente l'albero è stato tagliato fino a quel punto e non oltre, salvando così la vita al piccoletto. Numero 1. A volte i talenti possono essere trovati ovunque, talenti sportivi con capacità fuori dal comune, come nel caso di questo ragazzo. Senza nemmeno guardare è riuscito a fare il tiro del secolo. Ok, scherzo, è tutta a botta di culo, ma ehi, non se la dimenticherà facilmente. E forse gli ha dato la motivazione giusta per andare avanti in questo sport. Oppure spera in un'altra botta di culo un giorno per diventare di nuovo famoso su internet. Con questo concludiamo. Spero anche oggi il video vi sia piaciuto. Ricordatevi sempre che YouTube potete vedervelo anche stando a casa, quindi rimaneteci che è meglio. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.